Ho scritto che quando il centro è chiuso è necessario attaccare sull'ala e farlo tramite delle spinte liberatrici di pedoni. Adesso farò alcuni esempi e mostrerò come queste spinte liberatrici siano utili perché guadagnano spazio, aprono colonne ovviamente e creano delle debolezze. Dunque, incominciamo con una difesa caro can, variante di spinta. Qua dopo il cambio degli alfieri, il centro si chiude, quindi a questo punto i due colori dovranno giocare sull'ala, per cui il bianco dovrà cercare di fare la spinta F4 e poi F5 in modo da andare ad attaccare la base della catena pedonale del nero che è la casa E6. Il nero al contrario dovrà spingere in C5 in modo da attaccare la base della catena pedonale del bianco che sarà E4, che è E4. Dopo che le spinte di rottura sono state eseguite, le basi delle catene pedonali, in questo caso E4 ed E6, si ritroveranno deboli. E ritrovandosi deboli, così potranno costituire degli obiettivi d'attacco da parte dei pezzi. Inoltre, una volta che saranno stati spinti i pedoni e ci saranno stati dei cambi, ovviamente per forza di cose si apriranno delle colonne per le torri. Quindi, continuiamo. Vediamo più come è andata avanti, cioè come è andata avanti, questa partita d'esempio, diciamo. Cavallo in E2, questa mossa ha uno scopo abbastanza preciso, perché dopo che sarà stata fatta la spinta in E4 e successiva, in F4 e successivamente in F5, dopo il cambio in E6, il pedone E6 sarà debole. E perciò il cavallo spostandosi in F4 lo potrà attaccare. A questo punto il nero gioca C5 in modo da attaccare la base di 4 e il bianco difende D4. Dopodiché cavallo in C6 anche lui puntando su D4. Arrocco, cattura in D4 ed ecco che il nero ha già raggiunto un primo obiettivo, ovvero torre su colonna aperta. Adesso che la debolezza è in D4, e adesso che questa colonna è libera ed è nelle mani del nero, lui ha già un obiettivo specifico, cioè un gioco di pezzi attivo sull'ala di donna. Il bianco ancora invece deve effettuare la spinta in F4, e per cui vedremo le prossime mosse. Dunque, altra considerazione sulla posizione è che l'alfiere del bianco in questo momento è dietro la catena del pedonale, pedoni su casa scura, alfiere scuro. Tuttavia non è così malvagio. Ovviamente probabilmente un cambio sarebbe positivo per il bianco, il cambio degli alfieri campo scuro. Tuttavia l'alfiere una volta portato, poniamo caso, in C3, oppure in E3, potrà difendere il naturale obiettivo d'attacco del nero, cioè il pedone E4, per cui, cioè, così malvagione. Invece il bianco, questo cavallo dove andrà? È necessario sostenere la spinta in F5. Per farlo il cavallo, la sua casa ideale sarebbe E3, da cui ovviamente sosterrebbe tale spinta. Per cui il percorso ideale del cavallo è portarlo in E3 passando da C3 successivamente D1. Ok, andiamo avanti, cavallo in C3, il nero sul palalfiere. Il bianco però vuole portare il suo cavallo in E3, quindi non accetta il cambio, diciamo. Sorry. Cavallo in E7, cavallo da G in E7. Questa mossa di sviluppo del cavallo è assolutamente naturale, tuttavia ha anche il secondo fine di prevenire la spinta in F5, controllo la casa in F5 e così facendo il nero può sperare un po' di ritardare la spinta. Ok, quindi il bianco porta il suo cavallo in E3 come da piano, arrocco e adesso si può spingere in F4. Alla prossima mossa sarebbe possibile la spinta, perché c'è già cavallo,
sono già cavati quanti F5. Ops. Che attaccano tutti F5. Quindi la mossa del nero sarebbe stata inutile. Per cui il nero si muove principalmente per occupare la colonna. Il bianco a questo punto prosegue nel piano, spingendo F5. Notiamo che a questo punto la posizione del bianco è piuttosto comoda, perché ha varie opzioni. Può lasciare inalterata la tensione e nel farlo può minacciare sia la cattura sia la spinta in F6, una spinta supportata già dalla torre che sarebbe particolarmente spiacevole per il nero perché forzerebbe un generale indebolimento delle case scure e tramite un pedone in F6, in particolare la casa G7 davanti all'arrocco diventerebbe debole. Inoltre un pedone, faccio casino con le case, scusate, un pedone in F6 controllerebbe tutte le case di uscita del re bianco. Per cui eventualmente in futuro sarebbero più facili i matti sull'ultima traversa. È stato detto addirittura che un pedone in sesta equivale a un pezzo per quel che riguarda l'attacco. Insomma, per questi motivi il nero in questo specifico caso ha preferito cambiare direttamente in F6 piuttosto che permettere l'avanzata in E6. Quindi cambi. E a questo punto la posizione che si è raggiunta è piuttosto comoda. Guardiamo un pochino i pro e i contro. Il nero adesso è un gioco abbastanza chiaro lungo la colonna C. Non ci sono pezzi bianchi, a parte la donna, che controllino la settima traversa, la casa, cioè C2, che è il punto di approccio naturale per le torri. Per cui diciamo che ci sono buone speranze per il nero su questo lato della scacchiera. D'altra parte il bianco deve ancora sviluppare il suo alfiere, che probabilmente, cioè, probabilmente, di sicuro è sullo stesso, su casa dello stesso colore dei suoi peloni, cioè su casa scura. E non ha un modo evidente per impedire al nero di entrare in settima, d'altro canto il bianco pure tutta una certa pressione sulla colonna F. Il cavallo in E2, avevo detto all'inizio che era stato portato lì per premere su E6. Tuttavia, da F4 può tranquillamente premere anche contro la debolezza del nero in D5. Quindi insomma, la posizione così a naso direi che è favorevole al bianco, tuttavia è da giocare per entrambi i colori. A questo punto il nero propone il cambio delle donne, un po' per impedire al bianco di fare una manovra del tipo quella che ho detto ora, cioè cavallo in F4 D5 ed eventualmente intensificare la pressione tramite donna in F3. Donna in F3 e poi magari dopo che questo alfiere se n'è andato e che questo altro alfiere è stato cacciato via, sarebbe pure possibile una manovra del tipo torre in C1 e torre in C5 per intensificare ulteriormente la pressione sul punto debole. Per cui è piuttosto logico per il nero cambiare le donne, anche per un altro motivo, che dopo il cambio delle donne questa torre si sviluppa subito e questa torre qui sulla seconda traversa del nero svolgerà sia un ruolo attivo sulla colonna, sia un ruolo difensivo contro la debolezza principale del nero. In questo momento, oltre ad essere D5, è anche la casa F7 che si trova proprio sulla colonna aperta, quindi è un naturale obiettivo di attacco. Altra cosa, su questa posizione è che, volendo, il bianco ha costantemente la minaccia di spingere in E6, che in questo momento non è particolarmente pericolosa, tuttavia più avanti nella partita potrebbe risultare
particolarmente spiacevole. Comunque dicevo, le propone il cambio delle donne, il bianco lascia perdere e sviluppa semplicemente il suo alfiere nella casa in cui può difendere l'unica debolezza del suo schieramento, il nero cambia e dopodiché occupa la traversa, occupa la colonna C. A questo punto questa mossa di torre è sostanzialmente per cercare di cambiare i pezzi pesanti. L'alfiere si ritira, perché ovviamente qua in D4 non stava facendo niente. Invece una volta che sarà stato riposizionato in B6 potrà premere anche lui contro D5 insieme al cavallo. Adesso che D4 è protetto anche dall'alfiere, il bianco si può permettere di spostare il cavallo per premere contro la debolezza del nero. Notiamo una cosa, il concetto della sovrapprotezione oramai è superato. Tuttavia, ha comunque senso difendere più volte una debolezza, perché se c'è un pezzo che sta a difesa della debolezza, oppure diciamo se ci sono due pezzi che stanno a difesa della debolezza, quei pezzi saranno legati. Tuttavia, se ci sono più pezzi che difendono la stessa debolezza, al momento opportuno uno qualsiasi di loro potrà muoversi. Per questo dicevo che questo alfiere non è del tutto cattivo, cioè è chiaro che è cattivo perché sta su case della catena pedonale, tuttavia ha anche un suo perché. Perché adesso che sta in E3 permette al cavallo di muoversi in F4. Prima non sarebbe stato possibile. Oddio, sarebbe stato possibile lo stesso perché ci sarebbe stato comunque uno scambio di pedoni. D'accordo. Questo era il primo esempio. Ok, seconda partita. Incomincia con una difesa siciliana chiusa. Questo credo che sia un sistema anti-siciliano, perché diciamo uno che gioca alla siciliana in genere vuole vincere, vuole delle posizioni taglienti. Impostando un blocco al centro, il bianco diciamo rende più semplice la patta, perché le posizioni simmetriche e chiuse è più facile che vengano pattate. E questo in genere non fa piacere alla posizione al giocatore di siciliano. Per cui bene, sviluppa una parola di pezzi, anche il nero in questo caso si rassegna a chiudere il centro e qua abbiamo alcune mosse di sviluppo. Rocco a rocco, ok. Una volta arrivati in questa posizione, dicevo, il centro è bloccato, per cui entrambi i colori dovranno per forza di cose giocare sulle ali. Le debolezze che sono già presenti negli schieramenti, cioè quelle simmetriche di 3 e di 6, non sono facilmente sfruttabili. Per cui adesso è necessario inventarsi qualcosa, cioè gioco sulle ali. A questo punto, il piano del bianco potrebbe essere o una spinta in B4 oppure una spinta in F4. B4 tuttavia, per ora è difesa anche dal cavallo. Quindi andrebbe preparata tramite mosse come torre in B1. F4 invece è una mossa molto più naturale, perché cioè già, è subito possibile, è già sostenuta anche dalla torre in F1. E poi ha anche alcuni effetti collaterali che vedremo dopo. Quali sono invece i piani del nero? Ha sostanzialmente due spinte di rottura a disposizione, che sono B4, B5, scusate, ed F5. Ora, la spinta in F5 tuttavia ha un problema, perché poniamo caso che il nero spinga in F5. Una volta che il bianco cattura da E4 a F5, questo alfiere qui, che prima era completamente inattivo, si libera immediatamente su questa diagonale. E inoltre, in particolare, il cavallo che sta in C3
potrà attaccare le casse chiare deboli al centro, che saranno D5 e D4. Entrambi sono casse particolarmente forti, per il semplice motivo che una volta che il pedone F sarà stato spinto, né l'una né l'altra sarà possibile per il nero attaccarle tramite dei pedoni. Quindi diciamo, se il nero spingesse, sostanzialmente farebbe sì che il bianco metterebbe il bianco in condizione di sfruttare molto facilmente la debolezza delle case chiare. E questo ovviamente non deve essere fatto. Per cui in questa posizione per il nero la spinta in B5 è un piano molto più ragionevole. Adesso il nero infastidisce l'alfiere in E3 e adesso fa una tipica manovra per il cambio degli alfieri. A questo punto abbiamo detto che il nero vuole spingere in D5, che è controllata sia dal pedone che dal cavallo, per cui è necessario più di un pezzo supporti la spinta. In questo caso vediamo che quindi la torre da A è andata in B8 e successivamente vedremo anche A6 a sostenere la spinta. Il bianco prosegue tranquillamente il suo piano di F4, il nero prepara la spinta tramite A6, il bianco caccia il cavallo, e adesso il bianco occupa la debolezza della casa D5 piazzandoci semplicemente un cavallo. Ovviamente D5 e D4 sono delle debolezze simmetriche e in questo momento non è proprio essenziale cacciare questo cavallo, anche se ovviamente sarebbero tutti contenti se non ci fosse. Per cui il nero continua il suo gioco spingendo in B5. Il bianco semplicemente difende e dopo il cambio il nero ha già ottenuto un risultato, cioè semplicemente ha incominciato per prima a controllare la colonna di aperto. A questo punto, il piano del nero è sostanzialmente quello di giocare lungo la colonna B, cercando magari di raddoppiarci le torri. Tuttavia, per un piano del genere, le torri sarebbe meglio metterle in comunicazione. Per metterle in comunicazione, la casa ideale della donna, sarebbe C7, da cui controllerebbe entrambi i punti in cui possono essere messe le torri, e così facendo faciliterebbe il controllo della colonna B. Tuttavia c'è il cavallo ovviamente che la controlla, per cui è una mossa abbastanza logica da parte del nero cambiare. Dopo la ricattura, il cavallo ovviamente è attaccato, e adesso anche lui si trasferisce nella casa debole simmetrica che abbiamo detto prima, cioè D4. A questo punto il bianco ha fatto questa spinta di espansione in F4. Vediamo come anche questa spinta abbia un suo perché. Infatti ora, dopo il cambio, il nero deve per forza di cose riprendere con il pedone. A questo punto si sono venuti a creare di punto in bianco delle debolezze nella posizione del nero, ovvero questo pedone in C5 e il pedone in E5, ma soprattutto il pedone C5, che non potendo essere difeso da pedoni è già debole di suo, e poi è ancora più debole perché si trova sulla colonna aperta C. Beh, questa è la debolezza principale del nero. Altra cosa da non sottovalutare è che, essendo stato rimosso il pedone in D6, il pedone che stava in B6, adesso il pedone in D5 del bianco è il tipico pedone forte passato e sostenuto, che in un finale, cioè un finale di soli pedoni, a questo punto sarebbe vinto in maniera abbastanza semplice dal bianco. Tuttavia è nero che cosa ha ottenuto in cambio. Dicevo prima, il controllo della colonna B ovviamente, e poi ho ottenuto questo cavallo in D4.
si può tranquillamente dire il cavallo può essere immediatamente rimosso. È vero, può essere immediatamente rimosso, ma nel momento in cui si muove il cavallo, il nero ricatturerà da C e a questo punto la debolezza in C5 non sussisterà più. Per cui vediamo che, come spesso accade negli scacchi, si tratta di un dare e di un prendere e concedere, no? Per un pezzo forte che ti rimuovo, ti crea una debolezza. Ho ottenuto questo pedone passato, tuttavia il nero è stato il primo ad occupare la colomba. È una caratteristica tipica degli scacchi, la si può vedere in continuazione. A questo punto, beh, il bianco ovviamente attacca la debolezza che si è venuta prima a creare tramite le spinte di rottura. Il nero la difende con un pezzo, in questo modo sostanzialmente taglia la testa al toro. Un piano per il nero sarebbe potuto essere tranquillamente cavallo in E8, cavallo in E6, in modo da creare il tipico cavallo bloccatore, e poi eventualmente, successivamente, addirittura spingere in C5 e in C4 in modo da distruggere questa sua debolezza. Spinta in C4 ovviamente sarebbe favorita dal pedone in E7, dal cavallo in E6, in D6. Tuttavia in questo caso il nero ha deciso di difendere il pedone con un pezzo in modo proprio da tagliare la testa al toro. A questo punto iniziano le manovre lungo la colonna. La donna, abbiamo detto prima, non c'è più il cavallo, quindi può tranquillamente andare in C7 e controllare queste due case importanti. Il bianco fa un errore, di fatto, perché adesso, dopo il cambio delle torri, vediamo che la donna in C7, che controlla le due case fondamentali delle torri sulla colonna B, è servita. Infatti, dopo torre in D8, la donna si ritira. No, la donna non sarebbe potuta andare, ovviamente, da nessun'altra parte, perché in C2 c'è il cavallo, e se ad esempio cercava di premere sull'altra debolezza della posizione nera, cioè il pedone in A6, il cavallo sarebbe stato immediatamente perso. Per cui, donna in D2, e adesso il nero ha ottenuto la colonna. Ok, questo è il secondo esempio di gioco sui lati, e credo sia stato abbastanza utile, perché si è visto come le avanzate sui lati siano servite sia per creare colonne libere, sia per creare pedoni deboli nello schieramento avversario e punti forti nel nostro, sia per, beh, ovviamente guadagnare spazio, e più che altro cercare di avere un gioco attivo. Perché, ad esempio, se nella posizione da cui siamo partiti uno dei due giocatori avesse semplicemente ignorato le possibilità di gioco che aveva lungo i lati, sulle ali, l'altro giocatore avrebbe di fatto ottenuto tutti i vantaggi e lo avrebbe lasciato in posizione passiva. Per questo dicevo, queste spinte sono importanti. Non credo che questa partita ha fatto l'idiozia, perché a questo punto il bianco poteva tranquillamente infischiarsi e spingere F4. Vabbè, sorry. Comunque, credo di aver reso abbastanza l'idea. Avevo in programma di fare quattro posizioni, adesso il video si sta allungando un pochino troppo, quindi questa qui, che deriva da un'est indiana, sarà l'ultima. Queste sono mosse del tutto naturali, teoriche, e qua siamo entrati nella variante Mar del Plata, se non erro. Ancora una volta con il centro bloccato, ovviamente. Quindi, quali sono i piani per i due colori? Beh, il bianco ha un piano piuttosto naturale basato sulla spinta in C5. Dopo la spinta in C5, il cambio in D6, si verrà a creare una colonna libera e un pedone debole, tramite le quali il bianco potrà organizzare il suo gioco. Ad esempio, non lo so, l'alfiere campo scuro potrà
potrà piazzarsi da qualche parte sulla diagonale A3 F8 in modo da premere sul pedone, il cavallo da C3 potrà andare in B5 premendo pure lui sul pedone, mentre questo cavallo qui in F3 potrebbe semplicemente essere spostato da D2 e dopo la spinta in C5 spostarsi in C4 anche lui premendo contro il pedone. Quindi dicevo, il piano del bianco è abbastanza semplice, prevede la spinta di pedone. Il piano del nero. Beh, la spinta di rottura immediata del nero è quella in F5. Per farlo ovviamente dovrà spostare il cavallo da F6 e beh, più o meno questi sono i piani per i due colori. Come nel video precedente, il bianco in teoria avrebbe a disposizione pure la spinta in F4. Tuttavia, notiamo che l'alfiere in G7, quello campo scuro, è uno dei problemi maggiori della posizione del nero. Nel caso molti giocatori fanno un po' tutte le manovre possibili per tentare di sbarazzarsi il prima possibile. Se bianco spinge in F4, dopo che il pedone se n'è andato, di fatto il nero ringrazia perché ha un ottimo controllo della casa E5, che non potrà più essere ovviamente attaccata da un pedone perché quello in D5 non può tornare indietro e quello in F è già stato cambiato. Per cui dicevo, questa spinta qui in F4 non è proprio consigliabile, per questo si risolve a spingere in C5. Ora, ovviamente il nero sa che il bianco vuole spingere in C5 e in questa particolare variante, al contrario di altre, non ha alcun pezzo. Ad esempio, il cavallo abbiamo visto che ha fatto all'inizio la manovra B8, C6 e 7. In altre varianti si sviluppa in D7 e da D7 controlla la casa C5. A questo punto, in questo caso, il bianco per farla è costretto spesso a spingere in B4, cosa che il nero tenta di prevenire spingendo a sua volta in A5. E se il bianco spinge in A3, un'ulteriore spinta in A4 toglierà di fatto al bianco per sempre ogni prospettiva di giocare per C5 per via della presa in passante. Questa non era la nostra variante. In questa specifica variante notiamo che subito dopo che il nero avrà giocato, non so, qualcosa tipo cavallo in A4 oppure alfiere in E3, non ci sarà più niente che impedirà al bianco di spingere in C5. La spinta potrà essere fatta in tempi decisamente brevi, per cui il nero può volendo in questa variante opporsi ai piani del bianco facendo la spinta di rottura in C5. Questo ovviamente rallenta i piani del bianco, il quale sarà costretto ad organizzare un controgioco sulla colonna B, spingendo adesso la sua spinta di rottura sarà passata da C5 e non sarà più possibile a B2-B4. Tuttavia questa spinta non è altrettanto efficace, perché se abbiamo detto una volta che il bianco spinge in C5 e poi cambia in D6, la casa di 6 diventa debole. Se invece un pedone è già stato spinto in C5 e dopo, che ne so, la spinta in B4, B3, cambio, la struttura pedonale del nero non presenterà debolezze facilmente attaccabili e la colonna aperta B di fatto sarà aperta per tutti e due i giocatori. Quindi, per via sostanzialmente del fatto che può essere eseguita con un po' più di difficoltà, del fatto che la colonna sarà aperta per entrambi e soprattutto del fatto che non vi saranno debolezze così facilmente sfruttabili,
Il nero spesso gioca c5 in modo da limitare un po' il controgioco, cioè gioca c5 in modo da limitare il controgioco del bianco sulla donna. Ok, dunque dicevo, adesso sta al bianco. Il bianco ha giocato cavallo in e1. La mossa è perfettamente logica perché il cavallo in F3 non stava facendo niente. Tuttavia, in questo modo si potrà trasferire in D3 in modo da supportare la spinta in C5. Un'altra cosa che vuole fare il bianco per supportare la spinta in C5 è mettere un alfiere in E3. Tuttavia, abbiamo detto che una delle cose che il nero deve fare è togliere questo cavallo dalla colonna F in modo che il pedone possa muoversi. Se giocasse immediatamente alfiere in E3, il cavallo avrebbe la tipica manovra d'F6 a G4, dopodiché minaccerebbe il cambio dell'alfiere pono del bianco. Il bianco sarebbe costretto a spostare l'alfiere e a questo punto la colonna sarebbe libera e la spinta F5 del nero arriverebbe con guadagno di tempo. Quindi, dicevo, quello che voleva fare il bianco è sostanzialmente la manovra cavallo da F3 a D3 e l'alfiere in E3. Gioca prima cavallo in E1 perché in questo modo adesso l'alfiere e la donna controllano questa diagonale, per cui un alfiere in E3 non potrà essere immediatamente scacciato dal cavallo. Ovviamente questa manovra di cavallo non sarà più possibile. Ok, quindi ovviamente non è più nemmeno possibile cavallo in H5 per il solito motivo, per cui il nero a questo punto è costretto a giocare una mossa un po' passiva, che comunque si gioca spesso nell'est indiana, cavallo in E8 con l'idea di spingere in F5. Il bianco prosegue, gioca cavallo in E3, il nero spinge l'F5, il bianco replica tramite F3. Abbiamo detto che uno degli obiettivi del nero è attaccare sul lato di re. Adesso, se il nero catturasse in E4, se da F catturasse in E4, la casa E4 sarebbe forte per il bianco, perché ci potrebbe piazzare facilmente un cavallo, poi eventualmente anche l'alfiere e via dicendo. Per cui il nero non vuole catturare. Un altro motivo della spinta in F3 è che abbiamo detto che il bianco vuole giocare alfiere in E3, tuttavia se lo giocasse immediatamente il nero chiuderebbe subito il gioco tramite F4 e cioè guadagnerebbe, scaccerebbe via l'alfiere ottenendo due piccioni con una fava. Avanzo sul lato di re, caccio via l'alfiere, indebolendo il controllo del nero sulla casa C5. Quindi di fatto il bianco gioca prima F3, perché nel caso che ora il nero non giochi immediatamente F4, che però ha giocato, un alfiere eventualmente da E3 avrebbe potuto ritirarsi in F2. Comunque dicevo F4. E a questo punto il nero ha ottenuto un discreto gioco sul lato di re, tuttavia è ancora necessario aprire delle colonne per puntare contro il re bianco. E per farlo il nero giocherà una seconda spinta di rottura, cioè da G6, G5 e successivamente G4, in modo che la colonna G si liberi. Un'altra manovra tipica. Dato che a questo punto il nero di fatto può già giocare c5, in questo caso l'avanzata del pedone in g6 non è particolarmente minacciosa, anzi favorirebbe il nero perché dopo che replica semplicemente spingendo il pedone b, il lato di donna è bloccato e nonostante il bianco abbia molto spazio sul lato di donna, di fatto non ci può fare niente. Cioè, non può ottenere niente da tutto questo spazio, quindi l'unica cosa che resta effettivamente attiva è il controgioco del nero sul lato di re e sulla colonna G in generale. Per cui in questo caso la spinta
Il C6 non è una minaccia. Per cui, beh, il nero può tranquillamente spingere. E una manovra tipica a questo punto, dopo la spinta in G4, sarà torre in F7, alfiere in F8 e poi torre in G7, in modo che possa premere contro la colonna. Dopo che il cambio in F3 sarà stato fatto. E poi l'alfiere da F8 avrà modo di difendere il pedone debole in D6 che si sarà creato dopo i cambi. Dopodiché ovviamente nero rigiocherà cavallo in F6, cavallo in G6 e proseguire l'attacco sul lato di re. Il bianco spererà di avere sufficiente innanzitutto di non farsi mattare e poi se riuscirà a sopravvivere all'attacco probabilmente avrà un finale superiore per via della finale, probabilmente anche un medio gioco superiore per via della debolezza in D6 che si sarà venuta a creare dopo qualche mossa, ad esempio cattura cattura cavallo. Adesso il bianco deve trovare il modo per attivare ovviamente l'alfiere C8, per cui lo può fare tramite B3 e alfiere in A3, da cui mirerà alla debolezza ancora una volta in D6. Con questo il video è concluso, tuttavia notiamo anche che questo esempio mostri più o meno i soliti temi relativi alle spinte di rottura sui lati, cioè guadagno di spazio, apertura di colonne, perché dopodiché le colonne G e, ops, sorry, le colonne G e C si apriranno, e creazione di debolezze. Nel caso del bianco la debolezza da attaccare sarà quella in D6, mentre nel caso del nero, beh, cercherà di dare scacco matto al re nemico. E ancora una volta notiamo come se uno dei due giocatori avesse ignorato le spinte di rottura che era possibile effettuare nella sua posizione, se le avesse così malamente ignorate, l'altro giocatore avrebbe avuto la possibilità di perseguire i suoi piani attivamente, costringendo il giocatore passivo in difesa e con molte poche possibilità di andare avanti nella partita. Va bene, il video è durato anche troppo, spero vi sia piaciuto e vi saluto. Ciao!